tutte le voci dei rappresentanti di categoria, abbiamo citato il protocollo del 2021, ma c'è proprio una richiesta pressante, cioè affinché da parte delle istituzioni ci sia un aiuto per trovare dei lavoratori irregolari. Si è riparlato dei voucher, però ci sono anche i centri per l'impiego. Ecco, oggi potrebbe venire fuori qualche cosa di positivo da questo confronto? Beh, certamente è un tema all'ordine del giorno anche dopo gli ultimi fatti che sono avvenuti a Venturina, ed è un tema comunque che ci preoccupa moltissimo perché è legato anche ai numeri che continuano ad essere terribili sugli incidenti sul lavoro, e quindi c'è bisogno di non arretrare su questo fronte, di lavorare tutti insieme. Noi abbiamo un protocollo d'intesa, una cabina di regia che mette insieme un po' tutti gli attori, e quindi dal punto di vista della regione i tre assessorati interessati, che sono quelli dell'agricoltura, quelli della formazione e quello della sanità, che lavorano insieme con i loro delegati proprio per affrontare tutti gli aspetti che riguardano questo ambito e che attengono, come giustamente veniva rilevato, sia all'incontro domanda-offerta di lavoro, che deve essere trasparente e deve essere in qualche modo passare attraverso le istituzioni. L'aspetto però anche della sicurezza e quindi della formazione, che coinvolge anche l'assessorato alla sanità, ma coinvolge anche una delle nostre aziende, l'azienda di Cesa, che sta facendo un lavoro importante da un lato per formare i formatori, dall'altro per diffondere sempre di più la consapevolezza, la conoscenza nell'utilizzo delle macchine agricole, per esempio, nell'utilizzo delle tecniche migliori, perché l'agricoltura non sia un luogo dove invece, purtroppo, come si sta verificando, si realizzino tanti incidenti sul lavoro. Dall'altra anche una collaborazione forte con INPS e con INAIL per tenere sotto controllo anche tante aziende agricole che potrebbero essere un luogo dove si consumano queste problematiche. Devo dire che la Toscana non ha grossi fenomeni, e che anche il fenomeno che si è verificato a Venturina riguarda sostanzialmente tre aziende, ma che fanno capo ad un unico soggetto, ad un unico imprenditore. L'Europa sta lavorando per fare quello che noi stiamo già facendo, cioè inserire la condizionalità sociale rispetto ai fondi che mette in campo, cioè solo alle aziende per le quali è stata fatta una verifica importante rispetto alla correttezza dei rapporti di lavoro e al rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori si erogano fondi pubblici. Questo sarà un principio che entrerà in vigore in modo obbligatorio dal 2025 per norma europea, ma che in Toscana, grazie ad una decisione precedente, abbiamo già da diversi anni. Noi non eroghiamo risorse a quelle aziende che hanno procedimenti in corso, quindi non solo conclusi ma anche in corso, o che abbiano comunque problematiche di questo genere. Grazie.